rimanendo legati a questo aspetto del diritto individuale all'assistenza, poi cedo per un'altra domanda, e però lo spostiamo a livello internazionale. Una delle vicende che un po' più ci ha colpito nelle ultime settimane è stata quella relativa ai volontari di Emergency. Un suo collega, un cardiochirurgo, Gino Strada, ha fatto una scelta profonda, una scelta molto chiara. Tutte le carte dei diritti internazionali impongono il rispetto appunto individuale del diritto alla salute. Alla luce di questo, alla luce di quanto accade in alcuni territori dove l'Italia è impegnata con le sue forze di pace, alla luce che in effetti ci sono delle realtà dove le azioni militari procurano il 40, 50, 60, anche 80% di vittime fra i civili, il 40% di bambini. È così, e specularmente Emergency per esempio corre il rischio nel 5, 10, 8, 10% di assistenza che dà, di darla anche a chi dell'alleanza che opera per la democrazia in Afghanistan è un nemico. Ecco, alla luce di questo spaccato che sta emergendo con molta chiarezza ormai da anni, e alla luce anche del sentimento della deontologia che è presente e anima un medico, che senso ha rifinanziare ogni 6 mesi la missione in Afghanistan, quando è evidente che il conflitto non viene spostato dalla presenza militare, e quando vediamo che alla luce di questi fatti è evidente che sono più le sofferenze arrecate alle popolazioni civili che i vantaggi, per non entrare poi nel vivo della questione, del governo Karzai e del resto. Ma io penso che davvero tutta la questione del nostro impegno militare all'estero, e non lo penso da questa sera, insomma, l'ho anche detto durante l'estate passata, quando vi ricordate ci sono stati incidenti in cui alcuni nostri soldati sono morti, e avevo chiesto già allora, poi non è accaduto nulla, che il ministro della difesa venisse in aula e spiegasse se effettivamente sono cambiate le condizioni in alcuni dei paesi dove siamo impegnati militarmente, e se le condizioni sono diventate molto più simili a quelle di una guerra rispetto che a quelle di un supporto dato alla popolazione dei nostri militari. Beh, io credo che sinceramente l'idea delle nostre missioni debba essere rivista. Insomma, io penso, lo dico con molta chiarezza, che il nostro paese non debba partecipare a missioni dove in effetti non ci sono aiuti di pace, ma ci sono reali missioni di guerra. Io credo che questo noi non dobbiamo farlo. Poi la questione di Emergency è una questione anche lì, vi voglio dire così in maniera molto, perché insomma siamo tra persone che condividiamo tutti gli stessi principi, gli stessi valori. Io penso che dobbiamo tutti sostenere Pierluigi Bersani nel suo lavoro, e dobbiamo cercare davvero, come dicevo prima, di fare in modo che sia Pierluigi Bersani il riformista principale del nostro paese. Però sono rimasto, non l'ho neanche espresso perché non c'era possibilità e poi forse sarebbe sembrato fuori luogo, ma il giorno che Gino Strada è venuto a fare la manifestazione a Roma, che ancora non erano stati liberati i 3 medici, il Partito Democratico aveva la direzione nazionale. Io sinceramente mi sono sentito a disagio, mi sono sentito psicologicamente da un lato in dovere di
rimanere alla direzione nazionale, perché forse sarebbe apparso come un gesto di poco rispetto nei confronti del segretario di prendere e andarmene a Piazza San Giovanni dove c'era la manifestazione. Però forse, ecco, anche in questo, io non so voi cosa ne pensate, ma credo che il Partito Democratico debba dimostrare più coraggio e di dire va bene, mandiamo... Mandiamo una delegazione ufficiale che si stacca dalla direzione nazionale e che ci va e che è presente e che fa sentire che ci siamo, che ci abbiamo una, che abbiamo una visione, cosa ne pensiamo e come ci poniamo di fronte al punto, al problema della guerra e anche l'altro problema importantissimo che è quello di territori dove le persone vivono in uno stato di disperazione. Io, quando penso a questo, penso soprattutto a una storia che ho appreso, così come tante storie girando per il nostro paese, di un bambino di 8 anni, si chiama Ramla, che ho incontrato in Calabria l'estate passata. Questo bambino di 8 anni che adesso parla benissimo l'italiano e da 2 anni nel nostro paese. Questo bambino mi ha raccontato che cosa gli è accaduto quando aveva 6 anni. Ora io, soprattutto alle donne, io credo che darà un'idea del fatto che noi dobbiamo farci carico di questi problemi e cercare delle soluzioni, perché siamo uno dei paesi, anche in un momento di crisi economica, ma più importanti e più ricchi della terra. Bene, a Ramla, quando aveva 6 anni, la mamma lo ha preso e piangendo gli ha detto che lo affidava a mani estranee, ha pagato delle persone che non conosceva, perché lo conducessero da un'altra parte del mondo. E Ramla, dopo qualche mese, è arrivato appunto con uno di questi barconi in Calabria. E la mamma, nel salutare il suo unico figlio, gli ha detto: guarda, io ti do a queste persone che non conosco perché voglio che tu vada in un posto dove possa studiare, dove se ti ammali puoi essere curato e dove non rischi ogni giorno di saltare su una mina antiuomo. Ecco, allora, se queste sono le motivazioni, questo ci riconduce alla prima riflessione iniziale: non è certo con la visione della Lega che noi affronteremo il problema dell'immigrazione, sia essa immigrazione legale o sia immigrazione illegale. Noi dobbiamo affrontarla con l'idea che dobbiamo porci il problema che ci sono delle aree del mondo dove c'è una straordinaria povertà, dove ci sono guerre, dove ci sono conflitti, dove ci sono bambini che vengono mutilati ogni giorno perché saltano su una mina antiuomo, e dobbiamo anche come Partito Democratico dare